Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato è stato registrato da una ragazza di nome Erika. Erika soffre di paralisi del sonno e quasi ogni notte rimane bloccata nel suo letto senza poter muovere nemmeno un dito. Secondo la ragazza, durante queste paralisi avrebbe sentito alcune strane voci. Durante una di queste paralisi, la ragazza lascia lo smartphone acceso e cattura delle voci davvero spaventose. Il video è davvero incredibile, ma andiamo ad ascoltare ciò che è stato registrato. Il prossimo filmato è stato ripreso da un cacciatore di fantasmi durante una sua indagine in un cimitero. Mentre percorre una piccola stradina vicino ad alcune tombe, si ode un grido agghiacciante. Ciò che viene filmato dopo ha dell'incredibile, ma andiamo a guardare il documento. Buenas noches. Es un poco más tarde que el día de ayer. Ahorita sí ya no se ve. ¿Quién anda por aquí? Es la luz del celular, pero pues sí me sirve para caminar porque ya no veía yo nada. ¿Qué fue eso? Buenas noches. Il video seguente mostra alcuni ragazzi mentre provano alcuni strumenti musicali. Durante il filmato si può notare sulla porta di entrata una strana figura che compare all'improvviso. Sembrerebbe a prima vista il riflesso di un qualche oggetto che si trova in quella stanza, ma osservando bene il filmato si può notare che a un certo punto l'oggetto incomincia ad animarsi, mostrando degli occhi davvero spaventosi.
E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao! È vero.